Devo fare i complimenti a questi ragazzi perché nel periodo festivo hanno lavorato come degli asini, quindi le avevo detto che noi abbiamo caricato la squadra per arrivare fino a maggio, perché nella classifica che siamo dobbiamo correre fino a maggio per salvarsi. E oggi hanno vinto la partita, i miei ragazzi con la testa, perché si vinceva mentalmente. Per me non era una squadra che poteva, era brillante, ma sono arrivati su tutti i palloni perché erano degli assatanati, quindi li abbiamo pressati altissimi sia il primo che il secondo tempo. Siamo calati dopo 38 minuti fatti a grossissimi ritmi. Il primo tempo si poteva gestire meglio la palla sull'azione del rigore, però a questi ragazzi vanno fatti solo i complimenti perché stanno crescendo partita dopo partita, e complimenti veramente. Personalità e tattica oggi che hanno effettivamente fatto colpo dal campo sino agli spalti, però non credo che il Rocella si riduca al discorso numerico, i tre gol contro il Gela che è un po' un riscattarsi dall'andata, perché poi dobbiamo guardare anche il reparto difensivo, cioè limitare due come Gallone e Bonanno non è cosa da tutti i giorni. Sì, avevamo impostato la partita su questo, eravamo consapevoli della loro forza in attacco e siamo riusciti a limitarli bene. Ecco, l'unica occasione che abbiamo lasciato creare a loro è stata quella del rigore, è stato bravo il loro attaccante a procurarselo, però se nell'arco dei 90 minuti il portiere non fa una parata vuol dire che la difesa ha lavorato bene, anche il centrocampo e soprattutto gli attaccanti che in fase offensiva e in fase difensiva sono i primi difensori. Creiamo una vetrina alla volta, questa volta tocca a Strumbo, si è immesso con grande disinvoltura, non sembrava davvero un 2000 sia per eleganza sia anche per stazza fisica. Sì, Domenico ormai lo conosco dai tempi di Catanzaro, perché era nella Beretti, negli allievi, si allenava spesso con noi. È un grandissimo giocatore sia a livello fisico che a livello tattico e mentale e oggi ha dimostrato quello che vale. Io penso che da qui alla fine dell'anno possa far bene. E possa far vedere tutti i suoi valori in campo e conquistare ciò che vuole, se vuole tornare a Catanzaro, se vuole ambire a andare più su. Io spero per lui che riesca a fare questo salto perché se lo merita, sia sotto livello mentale che sotto livello tattico. Con il direttore sportivo del Gela, Giovanni Martello, alla fine di una gara che lascia l'amaro in bocca ad una squadra che ora finalmente era tutta ricompattata, uscita da questa infermeria che ha creato un pochino di danni in classifica, però quel duo oggi, Gallon-Bonanno, non ha effettivamente rotto il muro del Rocella. Ma non sono stati solo loro due, partita brutta, molto brutta, difficile da commentare. E credo che bisogna chiedere scusa alla società, ai tifosi, bisogna fare un grande bagno di umiltà perché veramente oggi molto ma molto brutta la mia squadra. Una squadra che segna molto ma subisce anche molto, però comunque siamo a 6-7 gol meno della capolista. In quel centro classifica non si riconosce il Gela. Allora, se vuole che le dica la verità, a questo punto del campionato penso che dobbiamo veramente guardarci dietro. Sono molto preoccupato, è inutile guardare avanti, vista la prestazione odierna dobbiamo assolutamente preoccuparci di non venire risucchiati dietro in classifica. Troppo brutta la partita di oggi, sono molto ma molto preoccupato, ripeto, penso faremo bene a guardarci dietro piuttosto che guardare avanti.